Ciao, sono Antonio Gambacorta e oggi vorrei parlarvi dei cavi reference, anzi di un cavo reference in particolare, l'RIC01 o RIC01. Personalmente mi sono avvicinato ai cavi reference grazie al blues era una coincidenza capitata tanto tempo fa. In pratica, studiando e conoscendo le storie dei vari bluesmen, mi sono imbattuto nella storia di Albert Collins, the master of the Telecaster, e del suo memorabile suono, in un articolo in cui c'era scritto che lui, per ottenere questo suono, utilizzava, oltre a suonare col pollice e l'indice della mano destra, utilizzava un cavo di 100 piedi, che sono circa una trentina di metri, perché praticamente parlava di come il segnale si muoveva all'interno di questo cavo così lungo, che a lui serviva per andare in giro tra il pubblico mentre si esibiva, e del fatto che per ottenere questo grande suono e non avere perdite di segnale fosse molto geloso del suo cavo, che era stato costruito appositamente da un bravissimo tecnico. Quindi lui era molto geloso di questo cavo. Ok, d'accordo, magari è una leggenda come tante leggende del blues, però ha un suo senso. Quindi circa 15 anni fa mi dissi: ho fatto tanti sacrifici per avere una buona chitarra, per avere un buon amplificatore, perché non completare il tutto con dei buoni cavi? Mi sembra una scelta abbastanza logica. Inoltre all'epoca utilizzavo qualche pedale e mi era capitato tante volte di avere dei problemi durante un live, quando un cavetto tra i due pedali smetteva di funzionare o addirittura il jack della chitarra non andava più. E sono noie, chi suona lo sa bene di cosa parlo. Recandomi al negozio di fiducia dell'epoca, il negoziante mi parlò di questi cavi molto performanti, quindi comprai i jack di cui avevo bisogno ed erano tutti cavi reference. Ora sono tutti cavi reference perché sono ancora presenti a casa mia e nei live sono 15 anni che utilizzo gli stessi cavi, quindi quanto a qualità e a durata non c'è, per quanto mi riguarda non c'è storia. Da poco ho acquistato questo cavo, il Reference RIC01, e come tutti i cavi Reference ha una qualità costruttiva elevatissima. I cavi sono progettati per avere la massima resa e non avere perdite di segnale. Inoltre questi cavi, il RIC01, che è nato nel 1992, ha una doppia schermatura in rame e ha al suo interno il PVC conduttore, che riduce del 95% i rumori che si creano quando il cavo viene strattonato o batte contro qualcosa, che in situazione live perlomeno io mi muovo molto, e quindi è importante avere un cavo che non ti fa scherzi durante l'esibizione. Ora non mi dilungo oltre, non faccio test del cavo perché trovate online, ne trovate quante ne volete di queste cose. Tra l'altro ci sono delle vere e proprie prove certificate sul sito della Reference, quindi non avete altro che andare lì e vedere. Vi lascio tuttavia in descrizione, alla fine del video, dei codici QR che vi rimanderanno direttamente al sito della Reference, e vi invito ad andare nei negozi Reference, per quanto sparsi un po' in tutta Italia e in tutto il mondo anche la Reference è presente. E per quanto riguarda la mia provincia, a Teramo c'è il negozio di Luca Caprioni della Noce Strumenti Musicali in Piazza Dante, dove insomma il buon Luca sarà lieto di accompagnarvi alla scoperta di questi cavi straordinari. Quindi grazie, ciao.